Ceramica Sant'Agostino nasce nel 1964 grazie all'intuizione di mio nonno, che è stato il fondatore di questa azienda. Il nostro legame col territorio è molto forte, infatti siamo 100% made in Italy, 100% produciamo qua. Per Philip Stark noi siamo stati la prima azienda ceramica con cui lui ha iniziato una collaborazione. Sant'Agostino is an ethic company. They are very concerned by everything well done. And to have the best product, you have to do it with the best people. That's all. Il 20 maggio 2012 il terremoto ha colpito proprio la nostra zona, la nostra provincia, e in maniera molto pesante la nostra azienda. E appunto la mia famiglia ci siamo detti: qua non si chiude niente, anzi si riparte. Abbiamo perso 4 forni produttivi, metà dei capannoni industriali sono anche crollati, quindi in modo irrecuperabile. E stiamo adesso piano piano affrontando tutta la ricostruzione. Il terremoto sì è stata una catastrofe, ma anche un'opportunità di cambiare, secondo me, alcune cose. Anche il rapporto, diciamo, con i nostri collaboratori si è maggiormente rafforzato, e questo, secondo me, nel giro di un po' di tempo porterà notevoli benefici. Essere imprenditore è una sfida continua. È molto stimolante. Credo molto nella collaborazione con i propri collaboratori, perché secondo me solo coinvolgendoli si riescono ad raggiungere risultati importanti e soddisfacenti.